un piccolo extra per Unfinished Swan. Sono tornato indietro nei vari livelli, grazie al radar acquistato negli accessori. Come potete vedere sono tutti quanti sbloccati. E ho recuperato tutti i palloncini. Non ci è voluto tantissimo alla fine, tranne un paio che erano veramente antipatici. E ha sbloccato il prototipo originale del gioco, e quindi volevo vederlo insieme a voi per vedere che cosa c'è di differente. Ah, fino a qua sembra tutto uguale all'inizio del gioco. Questi non c'erano. Forse questo dovrebbe essere un albero primordiale. Oh. Oh. Sa che la storia era un pochino differente. Un po' più inquietante questa. Ah. Stanzone. Comunque carina l'idea di metterlo. Oh. Ma rampa. Ok, là c'è il passaggio. Qui già ci siamo stati. Andiamo a vedere che cosa c'è di qua. Certi colpi vanno proprio nel vuoto. Oh. Ah. È un po' buio. Oh.
Mi sa che l'ho colorata di nero. Ok. È un po' tanto buio. Sì. Il problema è che non so se... Sto effettivamente... un po' difficile capire se sto andando avanti o meno. Ha cambiato... Ok. Non mi ero accorto che aveva cambiato colore. Perché fuori le lasciava sempre nere. Oh! Qui è completamente invisibile. Aggiungiamo una stella. Oh! Ah! Tutto qua. Non è male, già comunque si capiva abbastanza il concetto del gioco, anche se quella frase "per favore svegliati" faceva intendere qualcosa di un pochino più inquietante. Comunque, grazie a tutti e a presto con una nuova serie. Ciao ciao!